Si è già detto nel video precedente relativamente all'Acropoli che il periodo classico è sicuramente da considerare il culmine supremo dello svolgimento di tutta l'arte greca. Nell'ambito dell'Acropoli il monumento più importante e più rappresentativo è senz'altro il Partenone. E in questa così breve lezione ci soffermeremo sull'aspetto della decorazione scultorea del Partenone. Cominciamo quindi dalle metope che, come già accennato nel video precedente, raccontano quattro diversi miti: la Centauromachia, la Mazzonomachia, la Gigantomachia e l'Iliupersis. E sono una massa enorme di sculture che naturalmente ha richiesto l'opera di molti scultori complessivamente, ma pur avendo appunto concentrato l'attività di tanti, guardando ciò che rimane delle metope, si nota una unità di concezione che indica l'influenza dominatrice di un solo maestro. Questo maestro naturalmente è Fidia, che è un po' il Deus ex machina in generale dell'accanto, diciamo, a Pericle, della ricostruzione un po' in generale dell'Acropoli e senz'altro del Partenone. Sicuramente le metope nell'ambito della decorazione scultorea del Partenone sono l'elemento più arcaico della decorazione, anche perché sono dominate dalla legge dell'incontro tra due figure. Ogni metopa comprende esclusivamente due figure, vista anche la limitatezza dello spazio. In alcune le figure sono sovrapposte in uno schema che si chiama quello del duello, in altre invece hanno uno schema di carattere piramidale, in altre invece il moto è centrifugo e quindi le figure sono così proiettate verso l'esterno, verso i bordi. Altre ancora invece presentano figure, magari una in piedi e una seduta. In ogni caso, la particolarità e l'originalità stanno nella singolare disposizione delle figure che è sempre nuova sia nelle pose che nei drappeggi. E sono schemi, diciamo, inventati in modo sempre diverso e la bellezza delle metope, pur nel loro carattere ancora un po' arcaizzante, sta proprio in questa continua invenzione che trova delle varianti e delle modifiche, così pur nella fissità del tema, a due figure. Se ad esempio osserviamo alcune metope relative alla Centauromachia, così presenti al British Museum, questo fatto è ampiamente visibile. Interessante è senz'altro anche il fregio, nel quale Fidia appunto descrive le Panatenaiche che si svolgevano appunto nel mese di Ecatombeone, che andava dalla fine di luglio alla fine di agosto. Questa lunga processione inizia dal lato ovest e si muove fino alla presenza degli dei che si trovano sulla fronte. Gli dèi hanno la stessa altezza degli uomini, ma sono posti a sedere. Quindi anche questa è una strategia per mantenere quella che già dicevamo nel video precedente, cioè la isocefalia. Il marmo utilizzato è il marmo pentelico, che è un marmo rosato che diventerà poi un marmo molto apprezzato nel neoclassicismo. Sicuramente l'aspetto più interessante della decorazione del Partenone è ciò che rimane dei frontoni. I frontoni sono l'ultima fase dello stile partenonico e presentano sicuramente gli aspetti più liberi e
ricchi di inventiva. Il principio compositivo di entrambi i frontoni, quello est con la nascita di Atena dalla mente di Zeus e quello ovest con la lotta tra Atena e Poseidon per il possesso sull'Attica, presentano un momento di tensione, diciamo un momento cruciale, un nodo narrativo al centro che poi si attenua man mano che si procede verso i lati. È come una sorta, così diciamo, di energia che si espande come un'onda man mano che si procede verso appunto i lati del timpano. L'energia delle figure che sono impegnate in questi drammi cosmici sta sia nelle pose, sia negli atteggiamenti sempre diversi, ma anche e soprattutto nella bellezza dei panneggi. I panneggi sono in alcuni casi cosiddetti di stoffa bagnata, cioè aderiscono perfettamente al corpo e lasciano trasparire, vista così la loro sottigliezza, le forme del corpo. Questo si vede soprattutto nelle dee presenti nel frontone est, che attualmente stanno al British Museum, cioè Estia, Dione e Afrodite, che sono letteralmente sepolte da un ricchissimo panneggio che però aderisce, si espande e si articola in modo elegantissimo su tutte e tre le figure.